L'ultimo intervento della giornata è un intervento a più voci. La Basilica del Santo Sepolcro, approccio metodologico e progettazione per la conservazione della pavimentazione storica. Non so poi chi interverrà, comunque diciamo il contributo è proposto dal Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale, una fondazione nata nel 2005 nell'ambito dei grandi interventi di riqualificazione del complesso monumentale della Reggia di Venaria. E questo centro ha avuto l'affidamento delle attività di studio, documentazione e progettazione per la conservazione e la riqualificazione della pavimentazione della Basilica. L'intervento sarà curato dall'architetto Stefano Trucco, presidente della fondazione, dalla dottoressa Michela Cardinali, direttrice dei laboratori di restauro del centro, e dalla dottoressa Paola Croveri, coordinatrice del progetto. Quindi non so chi di loro è già in collegamento, tutti e tre, e quindi do loro la parola. Benvenuti, buona relazione. Ci vedo. Ci sentite? Pronto? Sì, sentiamo. Ah, benissimo. Allora, buonasera a tutti. Prima di iniziare vorrei ringraziare la Fondazione Terra Santa di Milano per averci invitato a raccontare il nostro lavoro al Santo Sepolcro. E poi vorrei portare i saluti di tutti noi tre alla Custodia di Terra Santa e all'ATS di Gerusalemme, che ci hanno dato la fiducia per portare avanti questa grande impresa. E vorrei salutare anche la professoressa Francesca Stasolla della Sapienza, con la quale abbiamo condiviso i primi passi difficili di questa impresa, e anche un caro saluto a Grazia Tucci dell'Università di Firenze. Però consentitemi, in 5 o 6 minuti vorrei iniziare dando le 5 tappe che ci hanno permesso di arrivare ad avere l'affidamento di questo lavoro molto importante con la Custodia Francescana. E tutto nasce nel 2013 con la prima missione a Gerusalemme dei territori palestinesi, voluta dall'Ufficio Cooperazione Internazionale del Comune di Torino. L'obiettivo era fare un sopralluogo del gruppo di lavoro funzionale alla redazione di un progetto di cooperazione internazionale gestito dal Comune di Torino nell'ambito del Palestinian Municipality Support Program, volto alla formazione di diverse professionalità nel campo della conservazione e restauro del patrimonio culturale palestinese. Quindi Michela Cardinali e Paola Croveri, con altre persone dell'università e con il municipio di Torino, sono partiti alla volta di Gerusalemme. Iniziato questo primo approccio, si è passato alla seconda tappa, che è stata nel 2015 la missione, ed sempre attività formative nell'ambito dei progetti PMSP, con il Mosaic Center di Gerico e l'ATS Pro Terra Santa. Proprio in questa occasione noi abbiamo incontrato e conosciuto l'architetto Osama Hamdam, che vedete nella fotografia con i capelli bianchi, che è un architetto palestinese che ha studiato a Torino, si è sposato una moglie piemontese, è tornato ed è consulente della Custodia di Terra Santa, e anche la signora Carla Benelli, che è la persona che noi abbiamo sempre avuto in contatto con l'ATS Terra Santa. Questa missione era finalizzata allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito del progetto di cooperazione italo-palestinese relativa agli aspetti di diagnostica scientifica applicate alla conservazione dei mosaici. La terza tappa è stata invece al contrario, nel senso che al Centro del Restauro di Venaria abbiamo fatto un corso di formazione internazionale per i giovani operatori del Gerico Mosaic Center, e sono quelli che noi avevamo incontrato a Gerico e che poi loro sono venuti e hanno fatto alcune giornate di lavoro presso di noi. E la quarta tappa è stata sempre una visita in questi luoghi col Comune di Torino,
per vedere a che punto si fosse arrivati dei lavori svoltisi in questo periodo. La quinta tappa forse è stata la tappa più importante, che è stata quella in cui siamo andati giù a Gerusalemme per vedere di poter costruire un progetto di restauro sulla tomba di Lazzaro a Betania. Voi sapete, Betania praticamente è in Gerusalemme, c'è soltanto il muro che la divide, e noi siamo andati giù, io come presidente, Paola Croveri, Michela Cardinali e uno storico, un archeologo, un fisico, un botanico, per cercare di costruire un percorso che si sarebbe svolto l'anno dopo con dei moduli formativi in cui saremmo andati giù a Gerusalemme a raccontare a questi ragazzi come fare e approcciare meglio il tema di un restauro archeologico. Già in quell'epoca si era parlato proprio con Osama Hamdan e con Carla Benelli del fatto che c'era l'ipotesi di far progettare il restauro della pavimentazione, ma allora si parlava di una commissione che avrebbe dovuto scegliere a chi dare questo lavoro. È passato più di qualche anno e poco prima di aprile del 2019 siamo stati chiamati a Gerusalemme da il padre Dobromir per vedere di approcciare questo tema. Dal 3 al 6, sempre noi tre, siamo andati a Gerusalemme e il padre Patton, che è il custode di Terra Santa, e padre Dobromir ci hanno chiesto se noi eravamo interessati a fare questo lavoro. Vi posso dire che la notte in cui ci hanno chiesto di fare questo lavoro io non ho dormito, perché voleva dire fare un lavoro molto importante per pensare sia alla progettazione che anche il lavoro stesso di restauro, pensando anche alla parte strutturale, alla parte impiantistica, che non è da poco, e in quel momento ci è stato detto che avremmo collaborato con l'Università La Sapienza e con la professoressa Stasolla. Loro ci dissero in quell'occasione che loro avrebbero dovuto firmare un accordo con le altre due comunità e poi ci avrebbero dato l'incarico, e così avviene. Perché il 29 di maggio del 2019, voi vedete nella fotografia in alto, quella grande a sinistra, l'accordo delle tre comunità, poi l'8 agosto ci viene mandata una lettera in cui ci viene detto che sarebbe stato dato l'incarico e che dovevamo andare l'8 di ottobre a firmare, e l'8 di ottobre siamo andati a firmare il contratto. Questo contratto prevedeva che entro 2 mesi avremmo dovuto presentare la squadra che avrebbe dovuto fare il lavoro e anche un po' la procedura, il protocollo, il programma di lavoro su cui avremmo dovuto operare. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo presentato il 10 dicembre a Gerusalemme questo accordo e questo lavoro fatto, e lascio a Michela Cardinali il compito di raccontare questo passaggio. Prego. Scusate, solo un momento di avvicinamento al microfono. Prima di passare al tema della nostra attività di progettazione, vorrei ringraziare gli organizzatori di questa giornata di studi e tutti i relatori che hanno presentato e condiviso con noi la loro attività di studio e di ricerca. Il nostro affidamento, il nostro incarico, prevede 4 principali obiettivi. La definizione di attività, di azioni volte alla conservazione e restauro della pavimentazione storica della Basilica, che vedete illustrata nella sua area di competenza, nella pianta, con questa visualizzazione in arancione. Delle attività volte alla valutazione della stabilità, con eventuali azioni volte alla messa in sicurezza dell'edicola di Cristo, l'implementazione e la progettazione di nuovi impianti e, come abbiamo sentito prima dalla professoressa Stasolla, anche attività di studio e ricerca archeologica curate direttamente dall'Università La Sapienza di Roma. Naturalmente queste azioni e queste attività non potevano che essere eseguite da attività trasversali che riteniamo noi, per un approccio metodologico e critico al lavoro, attività fondamentali quali la documentazione e indagini scientifiche, che forniscono una serie di dati utili sia ai fini della progettazione sia utili all'attuazione delle attività programmate e successivamente volte alla cura e alla preservazione di questo luogo straordinario.
Il nostro approccio metodologico non può che tenere conto dell'unicità di questo luogo straordinario, ovvero della sua funzione religiosa, del suo valore spirituale, del suo valore storico e culturale. E naturalmente, come è stato già citato in precedenza dalla professoressa Tucci e dalla professoressa Stasolla, riteniamo doveroso rispettare lo status quo. E questo lo faremo grazie al costante confronto con le comunità cristiane e grazie al coordinamento della Custodia Terra Santa. Malgrado il momento e la difficoltà che si è creata a causa della pandemia, continuiamo ad avere questa continuità di intenti e le distanze vengono colmate con un lavoro da remoto grazie alla collaborazione anche con figure tecniche e scientifiche che seguono con noi passo passo le attività di progettazione. Il nostro approccio metodologico si fonda anche su un criterio di interdisciplinarità e vogliamo attuarlo con la messa in condivisione, con un approccio integrato di un team di progettazione composto da esperti, professionisti, ricercatori afferenti a diverse discipline e provenienti da diversi enti. Il nostro approccio non può essere, visto la nostra storia culturale, un approccio di tipo conservativo, ovvero per noi risulta fondamentale conservare i materiali e le testimonianze storiche in quanto elemento di connessione materiale e immateriale tra passato e futuro. Per noi l'eredità culturale è una eredità essenziale per la memoria storica di questo luogo e per l'identità della comunità cristiana. Inoltre il nostro approccio si fonda su un'attività di tipo scientifico. Tutte le nostre azioni e fasi di studio sviluppano approfondimenti di carattere tecnico-scientifico e attività di documentazione volte alla definizione di obiettivi di intervento oggettivi, in modo da avere delle basi solide sulle quali fondare le nostre scelte. Inoltre, questo in accordo con le comunità cristiane, abbiamo definito e individuato degli obiettivi specifici. Naturalmente bisogna tener conto azioni e attività a basso impatto in termini di invasività per il luogo e i materiali in opera. Inoltre sarà necessario individuare, pianificare e sviluppare attività che garantiscano il continuo accesso ai luoghi da parte sia delle comunità cristiane sia dei pellegrini che dei visitatori. La prima macro area oggetto della nostra progettazione, ovvero la conservazione e restauro della pavimentazione storica, sia interna che esterna alla Basilica, prevede una serie di attività. L'attività di studio, approfondimenti scientifici e documentazione volti a caratterizzare materiali in opera, e stiamo parlando di materiali lapidei e di malte, volti alla valutazione tecnica scientifica dello stato di conservazione dei materiali in opera, e all'individuazione del numero, della localizzazione, della tipologia di elementi da integrare. Inoltre sarà fondamentale per noi individuare i materiali di restauro che per caratteristiche di tipo chimico, fisico e caratteristiche estetiche possano avere e garantire una prestazione idonea rispetto alla loro collocazione futura e all'utilizzo che del luogo viene fatto. Abbiamo visto dalle immagini precedenti quanto il luogo sia amato e accolga un gran numero di persone. La fase di studio dell'analisi dello stato di fatto, attualmente in corso, prevede la valutazione di una serie di condizioni. Abbiamo detto che è un luogo ricco di stratificazioni, di storie, liturgie, e questa ricchezza porta anche a una serie di disomogeneità e di condizioni diversificate. E sappiamo che la storia ha portato su questi luoghi una serie di stratificazioni di materiali, una importante differenza in termini di qualità di materiali lapidei e anche di malte, utilizzati sia per la messa in opera sia per colmare lacune e mancanze, la presenza di materiali che hanno una colorazione, una conformazione delle caratteristiche chimico-fisiche estremamente differenziate.
E inoltre queste differenze, queste diverse caratteristiche intrinseche dei materiali hanno portato anche alla comparsa di fenomeni di degrado estremamente differenziati in termini anche di gravità della loro localizzazione, quindi fessure, anche lì mancanze e lacune. Per mostrarvi alcune immagini di queste caratteristiche specifiche dei luoghi, anche solo in corrispondenza dell'anastasis, vediamo che nella zona nord, come si può notare nell'immagine in alto, vi sia una tessitura e disposizione dei blocchi estremamente varia, dovuta naturalmente a una serie di interventi volti alla messa in sicurezza o alla manutenzione del luogo, che ha previsto un inserimento del tutto casuale, comunque non coerente con quelle esistenti, di materiali lapidei di diversa natura e conformazione. Dall'altro lato, invece, la zona sud mostra del materiale lapideo che per dimensioni, conformazione e probabilmente natura si palesa effettivamente differente da quello che lo circonda, interessato a sua volta da patine che ne impediscono totalmente la lettura. Nella zona del deambulatorio di periodo crociato vediamo una pavimentazione anche qui totalmente differente e che a seconda dei punti, come vediamo nella zona in alto rispetto a quella nella zona inferiore dell'immagine, presentano uno stato di conservazione molto differente. Sono luoghi che hanno avuto azioni che hanno portato a una serie di fenomeni di degrado totalmente differenti tra loro, a un degrado differenziale dei materiali e alla presenza di materiali utilizzati per colmare queste differenze e per permetterne un uso più agevole. Questi sono solamente una serie di elementi che stanno emergendo dalle fasi di studio e che vanno a costituire una serie di informazioni fondamentali per la costruzione della nostra attività di progettazione. Ora passo la parola alla mia collega Paola Croveri, che entrerà in merito alle azioni necessarie per le altre aree di progettazione. Buongiorno a tutti. Passiamo a analizzare quali sono gli obiettivi delle indagini scientifiche che ci prefiggiamo di portare avanti nel corso del progetto, a supporto delle diverse ambiti di ricerca. Non solo lo studio dei materiali costitutivi attraverso indagini chimico-fisiche e meccaniche, della loro provenienza, della valutazione del loro degrado, ma anche lo studio prestazionale dei materiali di restauro e un attento controllo delle metodologie conservative che andremo ad impiegare. Cercheremo di andare a indagare anche da un punto di vista non invasivo quello che c'è al di sotto del piano di calpestio. Le indagini geofisiche, attraverso una campagna non invasiva, ci permetterà di avere le prime informazioni sulle stratigrafie presenti al di sotto della pavimentazione, di eventuali strutture in aree non ancora indagate dai precedenti scavi archeologici. Avremo la possibilità di valutare lo stato di conservazione dei materiali, quindi di indagare eventuali fratture presenti nei conci non visibili dalla superficie, e cercheremo di studiare anche il contenuto di acqua nei materiali, dato che al di sotto della pavimentazione sono presenti diverse fonti idriche, come vecchie cisterne antiche e anche impianti di nuova costruzione. Andremo a studiare anche il contesto. Fondamentale è lo studio delle condizioni microclimatiche a contorno, che ci permetteranno non solo di valutare quindi in futuro come si evolveranno eventuali alterazioni e degradi dovuti a condizioni ambientali, ma ci permetteranno poi anche eventualmente di valutare quanto il pubblico, i pellegrini, possono impattare sul delicato ambiente interno della basilica. A corredo anche di tutte le aree d'indagine saremo supportati nella documentazione da uno strumento HBIM, che è l'acronimo per Heritage Building Information Modeling,
che costituisce una risorsa per la progettazione molto utile, in quanto può essere condivisa da tutti gli operatori, facilita l'interscambio dei dati, può essere implementata nel tempo e non solo utilizzata nella fase di documentazione progettuale iniziale, ma anche per tutti quegli aspetti esecutivi durante i lavori di intervento che ci permetteranno, speriamo, di ottimizzare i tempi e le risorse del team di lavoro. Inoltre sarà uno strumento che noi lasceremo agli uffici tecnici delle tre comunità cristiane per la progettazione e per seguire eventuali operazioni di manutenzione che saranno necessarie nel futuro. Non per ultimo, un recipiente che raccoglie tutti i dati sarà un fondamentale per disseminare i risultati della ricerca sia alla comunità scientifica sia a un più ampio pubblico di beneficiari. Il secondo ambito di intervento costituisce uno studio delle condizioni dell'edicola di Cristo. Gli studi precedenti hanno evidenziato possibili criticità costituite dalle parti sottostanti il piano di calpestio della zona dell'anastasis. Quindi andremo a valutare possibili condizioni di stress presenti. Valuteremo anche il rischio sismico in rapporto alle condizioni geofisiche del sottosuolo e in tutte le fasi delle prospezioni archeologiche e durante l'esecuzione dei lavori verrà monitorata la stabilità dell'edicola. Il terzo ambito di intervento costituisce tutta quell'implementazione dei servizi e sottoservizi, quindi tutta quella parte di impianti elettrici, idrico-sanitari, di illuminazione, antincendio speciali, che in larga parte sono vetusti e che necessitano di interventi o comunque di riqualificazione. Quindi approfitteremo dell'intervento sulla pavimentazione per individuare delle soluzioni in questo senso volte alla minima invasività rispetto alle strutture storiche, che siano quindi anche di facile manutenzione e che abbiano dei sistemi di controllo e di alert per prevenire ogni danno che possa avvenire nel futuro legato alla presenza di questi servizi. Della sezione di ricerca archeologica vi ha già ampiamente parlato la nostra collega Francesca Stasolla, e quindi passiamo velocemente a vedere come è stato impostato il progetto e il lavoro. La direzione dei lavori è costituita dall'architetto Stefano Trucco, che attraverso un coordinatore di progetto e un vice direttore coordina le attività dei quattro ambiti. Confidiamo di effettuare dei report di avanzamento lavori in periodi molto ristretti, sempre per favorire il confronto con le comunità cristiane e con i referenti tecnici delle singole comunità cristiane. Ci prefiggevamo di finire la fase di studio e di ricerca entro dicembre 2020, i lavori sono iniziati a gennaio. Purtroppo, come tutti sapete, abbiamo avuto una battuta di arresto a fine febbraio a causa della pandemia. Quindi attualmente abbiamo definito alcune attività, abbiamo concluso alcune attività relative alla fase 1 che vedete illustrata, doveva terminare nel mese di aprile, e stiamo procedendo con alcune attività di progettazione da remoto e in collegamento con i referenti tecnici della custodia che per alcune attività ci stanno supportando in loco. Il team di progetto, come vi ha anticipato la mia collega, è costituito e assolutamente interdisciplinare ed è costituito da restauratori, conservation scientist, quindi chimici, geologi, fisici ambientali, e da architetti e da ingegneri, e liberi professionisti ovviamente per quanto riguarda anche la parte di impiantistica. Sono coinvolti istituzioni italiane di ricerca e di studio, quali il Politecnico di Milano e diversi istituti del CNR, e una serie di figure che abbiamo individuato come consulenti di metodologia che
hanno già lavorato in alcuni casi presso il Santo Sepolcro e che ci permetteranno di avere una visione più ampia dei problemi e delle problematiche. Per quanto riguarda gli altri ambiti di ricerca, è coinvolta una ditta di ingegneria geotecnica di Torino, Ligi Ingegneria Geotecnica, e una ditta sempre italiana, molto importante, la Mann & Stiefs, che lavora anche a livello internazionale. Il team di progetto per quanto riguarda la parte archeologica è coordinato direttamente dalla professoressa Stasolla e coinvolge diverse realtà all'interno dell'Università Sapienza di Roma. L'avvio del progetto, come vi ho precedentemente detto, siamo riusciti ad attivare le attività a gennaio e precedentemente abbiamo iniziato delle attività anche da remoto, recuperando tutta la documentazione relativa all'evoluzione storica della pavimentazione e tutti quei dati storico-artistici e tecnico-scientifici degli studi precedenti e relativi ai recenti interventi di restauro che hanno interessato l'edicola di Cristo, quindi quelli svolti dal Politecnico di Atene, dalla professoressa Moropulu, dal 2016 al 2017. Abbiamo avviato i primi passi per un protocollo, una ricerca sperimentale di laboratorio che effettueremo per studiare i materiali di restauro da utilizzare ed è stata avviata la progettazione dello strumento HBIM con l'identificazione dei modelli ottimali da utilizzare in questa situazione. Abbiamo effettuato due missioni in loco, una prima missione operativa a fine gennaio che ci ha permesso una mappatura dello stato di conservazione delle superfici e una seconda missione che sarebbe dovuta durare diverse settimane da metà febbraio ai primi di marzo, che è stata però interrotta a causa lockdown in Israele a fine febbraio. Quindi siamo riusciti a svolgere alcune attività di indagini scientifiche, come vi spiegavo una mappatura macroscopica dei materiali lapidei e del loro stato di conservazione e un primo studio dei materiali e dei depositi superficiali, mentre la campagna di indagini geofisiche che era prevista per inizio marzo si è dovuta rimandare. È stato possibile documentare gli spazi cavi, le cisterne, i canali e l'attuale sistema di drenaggio delle acque, mentre è stato rimandato il sopralluogo necessario per mappare la totalità degli impianti attualmente presenti nella basilica. Attraverso i nostri referenti della custodia però stiamo provvedendo a valutare, fare un'analisi dei fabbisogni delle singole comunità cristiane per individuare tutti gli ambiti di intervento, le possibilità di migliorie ai servizi già esistenti in loco. Stiamo procedendo anche sempre da remoto a progettare sulla carta un sistema di monitoraggio ambientale microclimatico. Quindi attualmente il nostro lavoro di progettazione prosegue da remoto in stretta collaborazione con i referenti tecnici della Custodia di Terra Santa che ci supportano per alcune attività in loco in attesa di poter riprendere in sicurezza le missioni a Gerusalemme. Io ringrazio gli organizzatori della giornata e tutti quelli che ci hanno seguito fino ad adesso. Siamo noi che ringraziamo voi per questa presentazione di questo ambizioso progetto di restauro delle pavimentazioni.